Buongiorno ragazzi e bentornati in questo nuovo video del progetto Io mi rinforzo di Italiana Fitness. Il workout di oggi sarà un workout strutturalmente semplice, perciò costituito da pochi elementi non troppo tecnici, ma sarà contemporaneamente un workout abbastanza tosto, ok? Quindi la lezione di oggi è divisa semplicemente in due parti, una fase di warm up, che adesso andremo a vedere, e una fase di workout. Il workout oggi lo faremo insieme. Questo per farvi capire anche come impostarlo, come vederlo, ma soprattutto per farvi rendere conto che è spesso nella semplicità che si nascondono le insidie più grosse. Quindi bando alle ciance e andiamo a vedere alla lavagna il workout di oggi. Ecco ragazzi la lezione di oggi, la troviamo qua scritta alla lavagna. Come vi ho anticipato nella prefazione, ci sarà solamente una fase di warm up e una fase di workout. Questo perché il workout di oggi, come potete vedere e immaginare, è abbastanza impegnativo e abbastanza anche lungo, quindi non è necessario fare troppi elementi prima. Cominceremo facendo questo warm up. Per il warm up utilizzeremo una ladder discendente da 10 a 2. Ogni giro sarà costituito da 3 esercizi, quindi inchworm, che ora andremo a vedere, squat a corpo libero e back extension. Così andremo a lavorare e ad attivare il corpo a 360 gradi. Si comincia con 10 ripetizioni per esercizio, si scende a 8, 6, 4, 2. Dopodiché per il workout avremo un ulteriore ladder, questa volta di 10 in 10, di burpees, V-up alternati a terra e step up su un box o nel mio caso sulla sedia, sperando che questa mi regga. Come sempre nel warm up dovremo tenere un'intensità molto leggera, tranquilla, semplicemente per attivarci. Nel workout l'obiettivo sarà quello di completare l'allenamento nel minor tempo possibile. Ok ragazzi, andiamo a vedere il warm up. Prima vedremo molto velocemente gli esercizi che costituiscono il warm up e poi proseguiremo insieme ad eseguirlo. Quindi abbiamo detto che gli esercizi sono tre: sono l'inchworm, lo squat a corpo libero e il back extension. Partiamo dall'inchworm, che è un movimento che abbiamo già visto in una delle lezioni precedenti, in una delle prime lezioni. Fondamentalmente un esercizio che ci permette di scaldare il nostro corpo a 360 gradi. Quindi per l'inchworm non dobbiamo fare altro che partire in piedi, ok? Ovviamente potete scegliere se partire a gambe unite o a gambe leggermente divaricate, questo dipende anche dalla vostra flessibilità muscolare. Da qui si scende, si vanno ad appoggiare le mani a terra, si scivola avanti e si va a fare un push up. La posizione di push up si ritorna indietro per tornare in piedi, ok? Lo rivediamo. Quindi da qui si scende, si vanno a posizionare le mani a terra, si scivola avanti, posizione di plank, mano a terra, tocco e richiamo, ok? Questo è il primo esercizio del warm up. Il secondo esercizio è uno squat, un semplice squat a corpo libero. Quindi vi ricordo che si comincia con le gambe leggermente più larghe rispetto alle spalle, con le punte naturalmente divaricate. Da questa posizione si va a fare una accosciata completa. Quindi si scende e si risale cercando di mantenere le ginocchia che spingono verso l'esterno e la schiena neutra, andando a superare con i glutei le ginocchia. Il terzo esercizio è un back extension, quindi si va sdraiati a terra, le mani si possono tenere sotto il mento o avanti a noi, come preferite. Da questa posizione andiamo a sollevare contemporaneamente gambe e spalle e ritorno giù, cercando di strizzare i glutei il più possibile. Ok? E questi
sono i tre esercizi del warm up, del riscaldamento. Ora li vediamo insieme. Eccoci ragazzi, cominciamo insieme il warm up. Per l'occasione sono tornato alle origini, quindi no shirt man. E quindi cominciamo. Vi ricordo, basandoci sugli esercizi che abbiamo visto prima, il warm up è una scala da 10 a 2, quindi 10, 8, 6, 4, 2 degli esercizi che abbiamo visto. Quindi adesso partiamo insieme, cercate di seguirmi, andrò abbastanza lento. Comincia dall'inchworm. Siamo qui, mani sotto il mento e andiamo 10. Il numero di ripetizioni scende ad 8, quindi si ricomincia con l'inchworm. Di andare con le ginocchia verso l'esterno, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e 8 back extension.
Uno, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, e scendiamo a sei. Uno, due, tre, quattro, cinque. Sei squat. Tre, quattro, cinque e sei. E sei back extension. Ragazzi, in realtà è un warm up, ma è un primo simile workout questo, eh? È un warm up solo nelle velocità esecutiva. Se volete renderlo un po' più difficile, l'esercizio a terra possiamo farlo con le braccia in avanti. E sei. E si scende a quattro. Uno, due, tre, quattro, ho sbagliato, scusate. Mi sono avvantaggiato per gli esercizi dopo, successivi. Quattro squat. Quattro e quattro back extension. E ultimo giro da due. Uno, due squat e due back extension e completiamo il warm up. Ok ragazzi, quindi questo è il warm up iniziale generico, ok? Così dovremmo aver scaldato tutti i principali distretti muscolari che ci serviranno nel workout vero e proprio, che adesso andremo a vedere. Quindi riposiamoci un attimo e partiamo insieme per il workout. Ok ragazzi, quindi dopo aver fatto questo nostro primo warm up, piccolo warm up, andiamo a vedere gli esercizi del workout. Come ho anticipato all'inizio della lezione, gli esercizi di oggi non richiedono una grossa tecnica, ma semplicemente sono quelli che noi nel CrossFit definiamo esercizi semplici ma brutali, perché vi renderete conto che alla fine del workout sarete abbastanza stanchi, per usare un eufemismo. Quindi è una tripletta di esercizi, tre esercizi appartenenti al dominio della ginnastica, quindi corpo libero, burpees, V-up alternati e step sul box, in questo caso la sedia.
Per l'altezza del box, se avete la possibilità di misurarla, dovrebbe essere 60 cm per gli uomini e 50 per le donne. Ovviamente non siamo a fare i fiscali, perciò va bene una qualsiasi altezza. Ora, il barpiece richiede poche spiegazioni. Si parte in piedi, si scende a terra e si lanciano le gambe dietro, ok? Non è un inchworm, quindi l'esercizio che abbiamo fatto nel warm up, ma è l'opposto. Perciò si mettono le mani a terra e si lanciano i piedi dietro. Si tocca con il petto a terra, si richiamano le gambe al petto e si fa un piccolo saltello. Ora, da standard, il salto dovrebbe essere di 15 cm. Tant'è vero che si alzano le braccia per andare a toccare il target. Siccome sono tante ripetizioni, che sono 120 burpees, potete anche saltare rimanendo con le braccia lungo i fianchi. Il VWAP alternato è una variante del VWAP, quindi si parte a terra con le mani dietro la testa. Possiamo decidere di farlo in due varianti: o lavoriamo prima con lo stesso lato, quindi nel caso di 40 ripetizioni andremo a fare prima 20 con un lato e poi con l'altro, oppure l'alternate. Comunque, poggiate una mano a fare leva e salite contemporaneamente braccia e gambe, cercando di andare a toccare con la mano la caviglia opposta. Ok? Fatte da un lato, andiamo ad alternare dall'altro, ok? Se volete, potete farlo alternandolo, quindi un braccio va a terra e cambio lato. Questa è a scelta vostra, ok? Per quanto riguarda lo step sul box, anche qui potete scegliere di farli alternati, oppure prima tutti con una gamba e poi tutti con l'altra gamba. Ci si posiziona con una gamba sul box e si sale. Si estende completamente l'anca, ok? E si discende. Si sale e si discende. Ora, se volete renderlo più difficile, così come farò io, devo andare a prenderlo di là però, il box step up potete farlo con un manubrio o addirittura due. Io lo farò con uno perché ho paura che questa sedia già non reggerà il mio corpo, perciò metterci altri 40 kg sopra non mi sembra una scelta saggia. Però volendo potete giocare sull'intensità utilizzando le sovraccariche. Il workout è un four time, una ladder, 40, 30, 20, 10, burpees, VWAP alternati e step sul box. Prendo il manubrio e cominciamo insieme il workout. Bene ragazzi, cominciamo quindi con il workout. In questo workout parlerò poco, immaginate come se io fossi un workout buddy, quindi un pacer, cercate di seguirmi, superatemi magari, ben venga. Però parlerò poco, quindi faremo insieme questo workout cercando di chiuderlo nel minor tempo possibile, compatibilmente ovviamente alla difficoltà del workout stesso. Quindi, senza troppi indugi, ho parlato come sempre fin troppo e si comincia. Via insieme. My heart.
33. Questa sei. Buona. Ragazzi, cercate di dare un ritmo più possibile costante nei burpees. Non vi fermate. Gestiteli come volete, eh?
25, 26, 27, 28. Tutta la tua musica gratis 29. Sui tuoi dispositivi preferiti. Basta scaricare l'app di Amazon Music 30. E ascoltarla in streaming quando vuoi. Vai sull'App Store. Andiamo con 30 uomini. Amazon Music per iniziare. Hai presente quella cosa molto importante che dovresti fare ogni giorno e che ti dimentichi sempre di fare? Ecco, chiedi al tuo dispositivo di ricordartela. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 5. 10. 15. 20. 25. 30. Giro da 20. 13, 12, 15, 16, 17,
18, 19, 20. Sto a morire, non so voi come state, ma io sto un po' a vedere i mostri. Il workout, che questa lezione vi sia piaciuta. Vi invito nel caso a scrivere nei commenti il tempo impiegato per fare il workout, ma soprattutto di condividere per far sì che tutti i vostri amici e conoscenti possano farlo con voi, magari sfidarci tutti quanti in una sfida sana e positiva. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione, ci vediamo nel prossimo video, un abbraccio sudato, ciao ragazzi!